Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova morning routine, però un po' particolare perché questa è versione quarantena. Dopo essermi trascinata nel letto, aver rimandato più e più volte la sveglia, come ogni mattina, vado e controllo i social media, tutti i vostri commenti e la mail non appena mi sveglio. Poi, stanchissima, come al solito non voglio mai alzarmi la mattina, ma dopo un po' ci tocca. E quindi la prima cosa che faccio è spalanco le finestre in modo che si arieggi tutta la stanza e poi appunto scoperchio le lenzuola, come si dice, alzo le lenzuola in modo appunto che il letto possa prendere un bel po' d'aria mentre io vado a fare la doccia. Okay, prima cosa lavo i denti, che se mi dimentico di mostrarvi che mi lavo i denti nelle routine, mi dite: Nicole, ma non ti lavi i denti? Sì ragazzi, e infatti qui mi sono dimenticata di mostrarvelo. Piccolo errore tecnico, prima la porta era chiusa, adesso è aperta, ma succede anche nei film di Hollywood ragazzi, quindi perdonatemi. Quindi lavo ovviamente i denti, insomma, cosa molto semplice, e poi doccia ragazzi. Oggi è Hair Washing Day, quindi lavo i capelli e questi sono i prodotti che ho utilizzato, sono della Goran Dealer Hair Spa, vi metterò il link dove potete ordinarli nel box informazioni perché sono fantastici. E poi ho utilizzato il Honey I Wash The Kids per il corpo ragazzi, che è un profumo meraviglioso. Questa invece è la crema occhi di Lab Care Cosmetics ed è anche questa è meravigliosa ragazzi. Come al solito abbondo con la crema occhi. Poi vado a stendere questo siero Glow Booster di Dior, che appunto esalta la luminosità del viso, e vado a picchiettarlo in modo che venga assorbito per bene e in fretta. Mi raccomando, ricordatevi sempre di applicare creme, sieri e tutto quanto anche su collo e décolleté, altrimenti tralasciamo sempre quelle zone importanti. Poi cambiamoci, naturalmente questo è l'outfit di oggi ragazzi, molto comfy e molto casereccio, come dico io, felpa, tuta e via, come ogni giorno da ormai non so più quanto tempo, non so più che giorno sia e che ora sia, vi prego ditemi che non sono l'unica. Adesso andiamo ad asciugare i capelli, questo è il phon Dyson, mi trovo benissimo con questo phon, ma è veramente molto potente e molto caldo, quindi se avete i capelli sottili e fragili come i miei, trattati, non vi consiglio di metterlo alla massima potenza. Ok, dopo con questi capelli incasinatissimi vado a spazzolarli, li spazzolo sempre quando sono asciutti, perché quando sono bagnati tendono a spezzarsi più facilmente. Questa tra l'altro è una nuova spazzola Tangle Teaser di Sephora che adoro. Poi vado, ora che si è arieggiata la stanza, vado a chiudere le finestre. E vado a rifare il letto, una cosa che mi dà fastidio avere il letto sfatto e incasinato, e quindi dopo che ho arieggiato per bene la stanza faccio subito il letto ogni mattina, vado a sistemare tutti i miei cuscini bellissimi, si vede che mi piace il rosa, ma non lo so, ed eccoci qua finalmente, stanza in ordine. Poi apro la porta e come ogni mattina c'è gatto Denver lì davanti che mi aspetta e piange, quindi più che piange lui chiacchiera, lo sapete. E poi mi insegue fino alla cucina. Ogni mattina è così, ragazzi. Gatta Stellina invece non viene mai a salutarmi. Lei aspetta che sia io a venire da lei. È più furba, è femminuccia, più furba. Notare le mie pantofole fichissime a mo' di orsetto rosa che adoro ragazzi. Prima cosa che faccio la mattina, bevo un bel bicchierone d'acqua, ho sempre tanta sete la mattina e quindi fa bene, ma mi viene anche voglia di bere acqua perché ho proprio tanta sete. Poi oggi faremo un frullato con della frutta, ho preso i lamponi e le more, appunto laviamo la frutta. E poi ci aggiungo un po' di latte di mandorla,
amo questo latte di mandorla, è buonissimo, e un po' di yogurt greco 0% di grassi. Metto 2 cucchiai abbondanti di yogurt nel frullatore, nel mixer, è quello che avanza ovviamente slurpata, e poi azioniamo il tutto. Ne ho messo poco appunto perché è una porzione, diciamo. Si dice una porzione, non lo so, non sono sicura. Comunque l'ho soffrullato velocissimo, è buonissimo, è già pronto. Guardate che colore fantastico che ha questo fucsia. Ragazzi, io amo i frullati, lo sapete, se mi conoscete lo sapete. Poi andiamo nel mio studio, la mia make-up room, e mi preparo per il momento make-up mentre sorseggio il mio frullato buonissimo. Ragazzi, inizio con il primer, questo è il Complexion Primer di Urban Decay, Gatto Denver, che si presenta subito. Non appena accendo la videocamera lui arriva, è incredibile. Poi stendo, sempre di Urban Decay, l'All Nighter Foundation, che poi mentre lo stavo stendendo mi sono resa conto che è decisamente troppo chiaro per me, cosa molto rara per me, trovare un fondotinta che sia troppo chiaro. Di solito trovo quelli che sono troppo scuri, ma questo mi sono resa conto in questo momento che è troppo chiaro, ma vabbè. E poi applichiamo il correttore, questo è di Fenty Beauty, per la prima volta uso un correttore che è più scuro del fondotinta, no comment. Poi Cipria, sto amando questa di Diego Della Palma, sono appena uscite, hanno un effetto burro molto idratante, adoro questa cipria, e la stendo come al solito con la Beauty Blender sul contorno occhi e poi con un pennello più ampio su tutto il viso. Poi con questa palette Too Faced vado a fare il contouring e poi sempre della stessa palette useremo anche il blush, quello con colore più naturale. Visto che sono molto pallida vado a stendere la terra un po' ovunque sul viso per riprendere un po' di colorito, diciamo sano, più o meno, va, ce l'abbiamo fatta. Poi blush, uso questo che è un blush cotto molto luminoso di Mesauda. Ha un bellissimo color corallo, è parecchio forte come colore, ma si sfuma molto facilmente. Poi utilizzo questo duo, si chiama I'm Perfect ed è di Wycon, e prendo l'illuminante, vado a stenderlo sopra gli zigomi e sotto il sopracciglio e poi anche un po' sul naso. Tra l'altro oggi per la prima volta ho steso il blush sul naso, visto che va molto di moda farlo. Ditemi se mi sta bene, ragazzi, se devo continuare a farlo oppure meglio di no. Poi mascara, uso quello di Flormar, che è uno dei miei preferiti del momento, ragazzi. Questo mascara è pazzesco, se lo avete provato scrivetemi nei commenti, è anche un ottimo prezzo, quindi provatelo. E poi Diego Della Palma, questa è la Eyebrow Pencil, il mio colore è il numero 114. E vado a riempire tutti gli spazi nelle sopracciglia. Questo, ragazzi, è un rossetto MAC opaco, fenomenale, se non sbaglio si chiama Revenant, non ne sono sicura, ve lo scriverò. Ok, e poi non dimentichiamoci, ragazzi, del fixing spray. Oggi uso il Hangover 3-in-1 Peach Extract di Too Faced, che ha questo profumo di pesca, ragazzi, che è fantastico. Vado ad asciugarlo subito, così il trucco dura di più e si fissa subito. Ok, adesso sì che abbiamo finito e il nostro trucco è completo. Amo questo rossetto, si vede. Ragazzi, notare le ciglia dopo il lash lift sono spaziali, veramente. Allora, qui stavo filmando delle stories per il mio Instagram, Inception, e qui invece poi mi sono messa a lavorare al computer. Quindi ho velocizzato il tutto perché ho fatto diverse ore di lavoro, ragazzi, quindi. Poi notare i gattoni, i miei assistenti fedelissimi, Gatta Stellina e Gatto Denver, quanto mi aiutano. Loro si mettono sempre lì mentre lavoro e dormono, ok? Poi mi preparo, ragazzi, perché devo andare in farmacia in realtà. Sto fuori 5 minuti, ma è tipo il highlight della giornata, cioè una cosa, non lo so, mi sono quasi emozionata che dovevo uscire dopo che erano tipo 6 giorni che non lo facevo. E poi appunto mi preparo come se dovessi andare non so dove, perché è l'evento della giornata questo, quindi metto la nuova giacca di Chiara Ferragni, di questo rosa bellissimo, che in tanti mi avete detto che mi sta un po' grande, però è oversize, vabbè. Esco direttamente con la tuta e la giacca, ragazzi. Come ben sappiamo, in questo periodo mascherina non può mancare. E questo è l'outfit, ragazzi, per andare in farmacia a 5 metri da casa, letteralmente. Ciao, ragazzi, grazie per aver visto il video e un bacio grande.